Abordarci recentemente, dal 15 gennaio 2022, ha dato la possibilità a tutti gli arcieri di montare dei dumper nella parte superiore dell'arco o comunque in qualsiasi altra parte. Per chi non lo sapesse, i dumper sono queste cosine qua, che possiamo montare qua così, montare qua così, montare anche ad esempio nella parte superiore. Servono, non servono, danno qualche agevolazione. Io mi sono trovato bene e sono sicuro che anche l'Italia a breve farà in modo di ratificare queste normative bordarciere. Normative bordarciere che comunque sono già valide in tutti i paesi del mondo. L'Italia e alcuni altri paesi non si sono ancora allineati, stanno ancora valutando sicuramente la situazione, la stanno valutando con grano salis a dovere, ma sono sicuro che poi alla fine anche le commissioni Fitarco si adegueranno, io me lo auguro. Comunque io l'ho provati e mi sono trovato molto bene. Oltre a stabilizzare, naturalmente il damper deve passare, ci deve passare l'anello da 12,2 cm, l'anello da 12,2 cm deve passare là, quindi non può essere eccessivamente esposto in avanti. Ma comunque io mi sono trovato molto bene. Alla precisione del tiro ovviamente non è che no, no, però parliamo della precisione del tiro. Alla precisione del tiro dà qualche significato, specialmente alle distanze corte dove abbiamo parecchio stringer. Alle distanze corte, diciamo fino a 18 metri, io ho avuto più precisione perché ho un follow through più marcato, ho la possibilità di essere più stabilizzato, soprattutto al rilascio della freccia, e mi sono trovato molto ma molto ma molto bene. Lo Smart Riser ha già queste opportunità perché ha già dei damper all'interno del riser e quindi ha già queste opportunità. Non si possono ancora montare damper aggiuntivi. Questi sì, prodotti dalla casa già sono permessi, infatti sono in queste posizioni. Però ovviamente un peso sostenuto con un'ammortizzazione sostenuta dà quel quid in più. Dà quel quid in più, vediamolo. Come abbiamo detto, con uno string, io adesso farò lo string dei 10 metri, questi sono i 10 metri. Come vedete, lo vediamo poi anche al rallentatore, adesso lo vediamo al rallentatore. Come vedete l'arco al rilascio si blocca istantaneamente. Lo vediamo ancora una volta, sempre con lo string dei 10 metri, dove otteniamo la massima delle performance. Sì, vale la pena metterli, soprattutto sullo Smart Riser. Lo Smart Riser che è già predisposto, ha già un'ingegnerizzazione per essere sostenuto da questi accessori. Io mi auguro che a breve anche la Fitarco si adegui alle leggi internazionali, a meno che ovviamente non si pensi che la World Archery ne possa mai ritirare. A quel punto ovviamente noi ci adegueremo. L'arciere si adegua sempre ai regolamenti. Però se i regolamenti permettono una cosa, tanto vale utilizzarla. Ok, ciao, ciao a tutti.